E quindi il Papa si è rifiutato di benedire il cane. E me lo benedici a mio bambino. E ha rimproverato la signora che voleva farselo benedire. Tanti bambini hanno fame. Ma io ancora non ho capito il motivo. Perché con tanti bambini poveri che ci sono al mondo, gli animali passano in secondo piano. Ah oh, questo è il Papa dell'umiltà, degli emarginati, degli ultimi. Ci abbiamo la fortuna di avere sto santo padre. Lui benedice soltanto i bambini orfanelli, i poveri, i miseri. Ma se Cardinal Bertone vive in un appartamento di 700 metri quadrati? E non sta a guardare il pelo nell'uovo. È Papa Francesco che l'ha detto. A te niente benedizione, quindi niente regno dei cieli. Eh sì che lo conosco l'insegnamento di San Francesco d'Assisi, ma a quanto pare se smettiamo di comprare crocchette risolviamo la fame nel mondo. Lo ha capito? Più o meno, ma ha chiesto che lo portiamo a fare ogni anno la benedizione di Sant'Antonio Abate. Ma gloria eterna al nostro santo padre che ancora una volta si è dimostrato dalla parte dei diseredati. Soltanto i poveri vedranno la luce divina e soltanto gli ultimi troveranno facilmente la via del paradiso. Ma che in paradiso ci sta arriva in autostrada? No, perché? Ma quello sta benedina Lamborghini.